Di nuovo in diretta su Radio Bella Monella con l'intervista e con live tra poco, speriamo, vediamo, perché insomma lì c'è il pianoforte. Non creiamo troppe aspettative. Infatti, con Mario Venuti di nuovo, ciao Mario. Ciao. Intanto salutiamo anche, oltre che gli amici che ci stanno ascoltando via radio, so che tanti sono collegati anche da Facebook con lo streaming live video, quindi vi salutiamo, noi siamo qua, mi raccomando, fate i bravi. Allora, pronti ancora a parlare di quest'album, è l'ultimo romantico, quello di Mario Venuti, tanto prima ho ascoltato anche Fammi il piacere, io già insomma la sto canticchiando, ce l'ho già qua, quindi mi è arrivata. Ti piace il termine da talent o ti fa proprio schifo? Ma arriva, che arriva, arriva, lo so, proprio schifo. Va bene, allora tra poco ascolteremo anche Trasformazioni. Quali sono queste trasformazioni delle quali tu hai parlato lì? Trasformazioni cosmiche? Sì, sono trasformazioni cosmiche, ma vedi. Io mi scrivo delle parole chiave, vedo, così faccio io. Poche cose, ma voglio dire... No, vabbè, sì, è un po'... che chiave di lettura. Speculato, se così si può dire, su tutto questo parlare sulla fine del mondo imminente. Credi predetta dai Maya? No, non credo, però ci ho scherzato su un pochettino e ho fatto una serie di considerazioni. C'è qualcuno che però ci crede, insomma, ancora messo. No, finirà il calendario Maya, ma non finirà il mondo così. Anche perché ne hanno trovato un altro dove, insomma, hanno detto che ha scritto il libro che spiegava la fine del mondo predetta dai Maya. E adesso ha scritto un altro libro, è quello di Voyager, in cui, in cui c'è scritto perché la fine del mondo non ci sarà la fine del mondo predetta dai Maya. Ecco. Ma che naturalmente tu vuoi dire. Scusate, restituitemi i soldi del libro prima. Hai ragione, però pur di vendere che cosa non si fa? Vabbè, questa è la cosa. Trasformazioni, insomma, è il pezzo che andiamo a sentirci subito, quindi non perdiamoci l'ascolto del nuovo album di Mario Venuti e l'ultimo romantico, e poi parliamo anche del Super Mario Party e poi insomma tu dovrai raccontarmi alcune cose, ma tra poco.